Settimana super intensa per quanto riguarda il fronte Serie B maschile. Ciao Fabio. Ciao Nico. Secondo appuntamento con la nostra rubrica, il nostro focus che riguarda appunto la terza serie che comprende sia Fiorentina Basket che ENIC Firenze. Allora, dicevamo settimana super intensa perché veniamo da un weekend dove l'All Foods Fiorentina ha fatto un passo molto importante verso la conquista dei playoff, smancando Varese, dove invece l'ENIC ha fatto un passo indietro perdendo in casa contro Montecatini, adesso di nuovo ultima insieme a Domodossola, per cui insomma c'è sempre un po' questa rincorsa per evitare l'ultimo posto. Ma andiamo con calma, io inizierei dalla notizia più importante, che è il successo della Fiorentina a Varese, con anche la novità tattica, che poi novità non è, perché Poltronelli ci ha già giocato da Playmaker. Poltronelli per me che non è una novità, e la soluzione di Poltronelli messo come uno in squadra, infatti, è, come ricordava benissimo Nicco, una soluzione già vista in maglia Everlast, quindi si parla di tanti anni fa un Poltronelli completamente diverso. Però nel momento di difficoltà, con l'assenza di Bloise, che dovrebbe rimanere ai box fermo per un problema a un piede perlomeno per un'altra settimana, potrebbe rientrare proprio nel derby dell'8 aprile di Firenze, sì. Questa è una soluzione tampone interessante, che ha dato una grossa mano vincere con Omegna in casa e vincere con Varese fuori con Poltronelli replay, insomma, vuol dire che le cose funzionano. E come? Funzionano, 5 squadre a 28 punti adesso nel girone A, è super bagarre per quanto riguarda il terzo posto. Secondo me la Fiorentina ci può puntare a quel traguardo. Poco parlando con Andrea Nicolai, lui ha fissato la quota playoff a quota 34, secondo me ci si entra anche a quota 32, però con 3 vittorie nelle ultime 5 giornate diciamo che la Fiorentina potrebbe ambire anche al terzo posto. 3 vittorie serviranno sicuramente invece all'ENIC per cercare di salvarsi. È dura, ed è dura perché non ha partite semplici in calendario nelle prossime. Non ha partite semplici, e la sconfitta in volata contro Montecatini ha un po' lasciato il segno. È mancato secondo me un po' l'apporto degli esterni, perché la difesa forte di Montecatini ha lasciato un po' il segno nella partita, e quindi sì, hanno un po' sofferto. Rugolo in primis si è visto, era nervoso in campo, ha fatto canestro Passoni, però secondo me è mancato un po' l'apporto sia di Terenzi che di Rugolo che di Magini, che sono giocatori molto importanti nel reparto esterni della formazione di Salvetti. Non c'è troppo tempo per piangere sul latte versato per l'ENIC, né per gioire per la Fiorentina, perché si torna in campo domani. Fiorentina Valsesia, spareggio per il terzo posto? Spareggio per il terzo posto, perché comunque la Fiorentina Valsesia perse di soli 2 punti con anche l'occasione per poterla vincere, e quindi insomma è importante vincerla e anche ribaltare il quoziente canestri, che può fare la differenza a fine campionato. Partita complicata anche quella che riguarda l'ENIC, che invece va a Piombino. Piombino che è in piena corsa per entrare nei playoff, però anche in questo caso, parlando con lo staff tecnico dell'ENIC, nonostante il momento di difficoltà, il Pino ha bisogno di prendersi 2 punti fra mercoledì e la partita di sabato con Samegnato, perché ricordiamolo, questo è il turno infrasettimanale. Nel weekend poi si ritorna in campo, la Fiorentina sarà impegnata a Oleggio domenica 2 aprile, mentre sabato 1 aprile il Pino sarà impegnato in casa con Samegnato, per cui tour de force devastante. Tour de force sarà acuito maggiormente per i ragazzi dell'Under 20 Eccellenza, che nella prossima settimana saranno all'interzona di Napoli. Infatti, per esempio, Passoni e Filippi, che sono 2 giocatori importantissimi per l'ENIC, giocheranno addirittura 6 partite in 10 giorni, perché infrasettimanale, poi la partita di sabato, 3 partite di interzona, e poi il derby dell'8
dell'8 ottobre, che anche quello si va bene, che hanno 20 anni, però insomma 6 partite in 10 giorni sono un po' tante anche per un ventenne. Esatto, e anche quello se il Firenze Basket Blog seguirà l'Interzona per capire appunto se l'Enic riuscirà a arrivare alle finali nazionali. Le avversarie sono Ancona, Pontevecchio e Ostiense, San Paolo Ostiense, insomma tre avversarie di buon livello, ma alla portata di questi gli addetti lavori del giovanile dicono che insomma l'Enic sia la grande favorita di questo girone qui. Sì, 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 speriamo di vedere alle finali nazionali di NG, che insomma sarebbe un bel risultato per Firenze.